gira! E ci girano! E giriamoci! E le gireremo! Stasera sicuramente. Buonasera! Buonasera a te, buonasera Annalisa! Buonasera Chiara, buonasera Vincent, buonasera agli amici, ad Enzino, a tutto l'entourage. A tutti coloro che giornalmente ci guardano. Certo. Voglio salutarvi veramente calorosamente tutti quanti, nessuno escluso. Esatto. E ricordate, a ognuno il posto che merita. Sì. Noi meritiamo un posto speciale nel vostro cuore. Ma dove ci troviamo? Dove ci troviamo? Forse Chiara lo sa. A Girifalco? Oh, la prima volta, Vincent. La primissima volta dopo 8 anni. E 8 anni e passa qui a Girifalco, provincia di Catanzaro. Ci hanno detto che dovrebbe venire in questo meraviglioso paese Enzo Salvi. Che è il fratello di Francesco Salvi. E la macchina è qua, devi mettere là. È un diesel? No. E che cos'è? Ma adesso con queste macchine elettriche state proprio facendo un sacco di pagliacciate. È vero. Comunque c'è anche una bella fiera, Vincent. C'è una bella alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò, ma venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Beh, siamo fusi. Sì, anche se c'è una bella arietta questa sera si vede dai nostri capelli. Dalla nostra chioma, No, tu intanto, lei parla di capelli, tu parli bella chioma, proprio finisce a buonne con la puntata. Non è possibile. Oh. Vabbè, dai, diciamo il parrucchino. Il parrucchino va avanti da sé. E iniziamo. Iniziamo. Ciak, sì, Chiara, cosa c'è scritto dietro? Allora, c'è scritto Borgia Film Festival itinerante Girifalco. Allora, questa sera faremo un film. Sì. Tu ci stai? Certo. Tu ci stai? Certamente. Vabbè, ma tu sei attore nato. Stanno arrivando i carabinieri però, eh. Sì? Sì. Secondo me ti arresta. A me? Certo, la faccia ce l'hai tu della delinguendola. Ah, la faccia della delinguendola. Certo. Va bene. Beh, noi nell'attesa siamo venuti qua per proteggerci un pochettino dal vento, perché questa sera a Girifalco c'è un vento fastidioso. Vince, ti voglio fare una domanda. Dimmi. Tu sai che io faccio sempre domande, non mi faccio mai gli affari miei. Ormai la gente mi conosce. Ma tu, se nella vita avessi scelto di fare l'attore, no? E in che ruolo ti sarebbe piaciuto calarti, ecco? In che panni? Attore drammatico, comico, rompiscatole? Rocco Siffredi. Vince! Ma ho capito! Chiara, ma che dice? Ma io non lo so, guarda, riescono così. Ma perché non puoi? Mi hai fatto una domanda, io a domanda ho risposto, Annalisa, No, a me sarebbe piaciuto fare il comico. Anche, però, ecco, devo dire una cosa. Mi sarebbe piaciuto fare anche l'inviato di Striscia la notizia. Vabbè, mai dire mai quello. Mai dire mai. Comunque ogni tanto esce, se vuoi partecipare al provino. Ma poi il problema è che ormai con il lavoro, la famiglia e tutto il resto non si riesce a seguire troppe cose, ma ci accontentiamo del programma. Vabbè, puoi sempre chiedere allora a Rocco. Rocco! Eh sì. Ti do un aiutino. Certamente. Poi tra simili. Comunque. Siete molto simili. Molto. Perché sei tu che porti il sole. Aiuto. Aiuto. Ma che stai facendo qua? Sto cercando di resistere al vento. Quindi la regi Gazebo? Esatto, stasera sì. Avevo un'altra intenzione, ma ci dobbiamo adeguare. Sì. Ma solitamente il vento è a Catanzaro, che ci ha Girifalco? Vabbè, più o meno. Secondo me ce l'ha fatta apposta perché siamo venuti noi. Sì, invece di Chuck si gira, Chuck sta crollando. Ecco. Chiara, mi sa che tuo papà stasera ci fa un regalino. Guarda, sì, certo. Sì, mi sa proprio di sì. Vabbè. Questo Fatino, sei molto fashion. Questo è un modello. Alla moda. Che modello è? Modello da passeggio. Da passeggio. Non aggiungo altro. Potresti mettere il rossetto dentro la borsetta, Vincent, eh? E mi sono innamorato ma di tuo marito. Per bellezza, poi capito? Ognuno sceglie il colore che preferisce. Aiuto! Attenzione che c'è un altro gazebo là.
usciamo da questa serata, non è serata, no, no usciamo no, da questi gazzetti. Qui rischiamo la vita, qui si rischia la vita, Vincent. Sì, sì, almeno a stomaco pieno, però. Posso mangiare, però, mamma mia. Calabresi, siete curiosi come le scimmie. Signora, sa cosa c'era sotto? No. Perché nemmeno noi lo sappiamo. Lei lo sapesse per caso? Due gambe ci sono, Vincent. Due gambe ci sono. Sì. Scusate. Sì, ho capito, ma noi non sappiamo cosa c'è sotto, signora. Se volete. Non ce la facciamo, è troppo abbiamo male codita. La signora ci ha inventato, ma ormai siamo vecchi. Largo ai giovani. La signora, per dimmi. Signora, abbiamo salvato gazebo, ma guarda che ci tocca fare pure uno straordinario, aiuto! Tutto a posto. Signora, papera ma avete regalare che avevamo salvato stand. Perché sei tu che porti il sole. Ci sono degli oggetti carini proprio, mannaggia signora. Ciak, si gira. Pronti per la scena 4. Annalisa. Vincent, dimmi. È il momento della cultura nel programma Vincent. Meno male che sennò dicono che noi cultura non ne facciamo. Parleremo di zoccole. Che stai dicendo? Perché tu non hai mai visto una zoccola? Ma che stai dicendo? Guarda, c'è qua. Zoccoli, lì. E vabbè, zoccoli, zoccole, no, zoccolo. No, non è vero, che a volte una vocale fa la differenza. Ma no. Bellissime di legno. Queste per andare a mare, ecco. Ma quale mare? Non comprate le solite zozzerie di plastica, inquinate il mare. E quindi noi vi regaliamo queste zoccole. Che numero sono? Queste zoccoli. Secondo me sono un 43-44. Io non posso, perché se mi caccio le scarpe puzzano i piedi, no, e quindi non possiamo inquinare l'ambiente. No. Ma chi l'ha fatto il Geppetto? Non lo so, qua manca un mastro e non possiamo chiedere. Probabile, vero Chiara? Ma sì. Annalisa, fai vedere quanto sei ingrassata, c'è una bilancia, c'è una bilancia che potrà svelare il tuo peso. No, come? No. Lei è il proprietario, fosse il proprietario? No, sono io, quel signore lì è quello. È quel signore lì, però sta lontano. Ci posso parlare? Vincent, l'hai spaventato. Lo spaventa Vincent, non ha proprio la disturbo? Modi. Lei è il proprietario? Le volevo chiedere una cortesia. Sì, dica pure. Funziona quella bilancia? Certo che funziona la bilancia. Fino a quanti chili pesa? Ma quale? C'è una bilancia lì bianca, pesa persone. Mi sembra 125 kg. No, allora non fa per me, perché io sono 140. No, poi si scatreia e poi gliela dobbiamo pagare. Io peso 140. Ha pesato a me, ma è uscito la scritta. Salire uno per volta. Al massimo gli esce la scritta anche a lei. No, ma se è massimo 120 io sono fuori, sono 140 kg, quindi Che bello cane! Ma che carino! Ciao! Hanno la bocca viola? La lingua. Davvero? La lingua viola. Se c'è la paucca, rapa, non è che mi chiama una muzzicata. Senti, noi vogliamo vedere la tua lingua, come facciamo? Ce lo puoi spiegare tu? È un cane tibetano. Ah, quindi solo tibetese, Canuscia, vabbè, ho capito. È un incrocio tra un orso e un cane, e c'è la lingua viola perché gli orsi hanno la lingua viola. L'orsi muzzicano pure, io me ne vado. Allontanati, sì, sì, vabbè. Che carino. Siamo curiosi come scimmie, vorremmo sapere che cosa stai realizzando. Sto realizzando dei braccialetti. Dei braccialetti? Ah, caspita. Tutti fatti a mano? Sì, fatti a mano. Quanto tempo ci si impiega per realizzare un braccialetto? Se il vento ce lo permette solo 15 minuti, però c'è bisogno di parecchia esercitazione, perché i nodi vanno fatti uno ad uno e vanno fatti in un certo modo. Ah, e allora Chiara, fagli qualche domanda, visto che anche tu hai la passione per i braccialetti. Ma i materiali esattamente, quanto costano e soprattutto se ne trovano? Allora, io li acquisto su Amazon, solo da Amazon me li fornisco generalmente, e parliamo di un filo cerato da 1 mm, filo cerato perché resiste anche all'acqua. E sì, si trovano abbastanza quando parliamo di questo, poi ci sono molti altri materiali che sono più difficili da reperire, diciamo. Bene, bene.
E quindi mi raccomando, ammazzate l'economia locale, andate tutti su Amazon. Ma d'altronde qua non si trova niente, no? Nei negozi è veramente difficile reperire il materiale. E inoltre, parlando anche di prezzi, perché comunque si cerca di... La materia prima deve costare il meno possibile per poter vendere il totale il meno possibile, perché comunque la gente ha un budget più ridotto. E quanto costa un bracciale? 4 euro. 4 euro, vabbè dai, poi alla fine quindi 4 euro, lei in un'ora ne realizza quindi 15, 30, 45, 60, 4 in un'ora, vabbè dai, e mi sembra anche giusto, no? In bocca al lupo! Grazie, stasera sì. Ma bene, che ruolo, se avessi fatto l'attrice nella vita, che ruolo ti sarebbe piaciuto? Ne dubito, perché lo dico a voi, ma io non amo le foto e i video, sono una persona che sta lontana dalla fotocamera perché stimo in me stessa. Proprio. Ma perché non è vero, dai! Non tanto, ho imparato. Non si stimasse, adesso. Non si stimasse, vabbè. Ok, ciao. Perché sei tu che porti il sole. Chiara, il prossimo stand cosa rappresenta? Cosa ci illustra? Dei libri? Sì, sono miei, li ho pubblicati tutti io. Fatti da lei? Ne ho pubblicati 100, tra ebook e cartacei. Il suo nome è Teresa? Zangari. Teresa Zangari, Chiara, abbiamo beccato una scrittrice, un po' di cultura nel nostro programma. Ma di solito non se ne trovano, purtroppo. Come nasce la sua passione per i libri? Per caso, ho scritto un racconto per caso e poi è nato tutto così. E da quel racconto sono... Domanda da quanti anni? È da 2013. Minchia, che sanno un libro... Certo, ma io sono curiosa, vorrei sapere di cosa parlano i suoi libri, qual è, diciamo, il tema principale? Sono fiabe per bambini, magari di tutti i generi, romanzi, horror, fantasy, poesie, di tutto. Horror, allora Chiara, io ti consiglio di prendere un libro per i bambini, così la sera, prima per far addormentare papà, sì. Tu ti metti lì vicino a lui e gli leggi la favoletta. Così gli prende il sonno. Certo, eh? Certo, sì, ecco. Sì, sì. Mi raccomando, il libro è per i bambini. Okay. Grazie. Come si chiama? Sì. Giorgia, cara Giorgia. Giorgia. Buonasera. È la prima volta che ti cimenti davanti a una telecamera? No. Più volte ti hanno ripreso? Una volta sola. Una volta sola, sì. E chi? Non mi ricordo chi. Beh, allora vuol dire che non importava. Che stai facendo qua? Creazione all'uncinetto. All'uncinetto? Sì. Tutto all'uncinetto? Sì, sì. Anche un portafoglio? Sì. Guardate. Questo per i soldini piccoli. Portamonete, sì. Ne hai monete? Monete? Ne hai? Monetine. Vediamo, o si è spacciato comunque. Vediamo. Ma come, che faccia triste che hai? Vabbè, ci accontentiamo, dai. Bene, allora, Giorgia, da quanto tempo realizzi queste bellezze? Da un po' di anni. Da un po' di anni, ma lo fai di mestiere? Sì, a casa. A casa, di dove sei? Di Santa Maria di Catanzaro. Santa Maria di Catanzaro, e quindi lei ne approfitta, gira un po' tutti i mercatini sì. della Calabria. Sì, i paesi, sì. Ma per chi volesse acquistare, magari non ti trova al mercatino, dove ti può trovare? Hai una pagina Facebook? Sei su Instagram? Ho una pagina Facebook e lavoro anche su ordinazione. Beh, allora fatti un po' di pubblicità. Sì. Tu? Come ti chiami? Mi chiamo Giorgia Schipani, ho quasi 29 anni. Ma c'è scritto anche che hai 29 anni su Facebook. Tu devi dare l'indirizzo per se qualcuno volesse comprare qualcosa. Un numero di telefono dove poterti rintracciare. Allora, mi chiamo all'angolo di Gio e il mio telefono è 366-4455-415. Perfetto, l'angolo di Gio, grazie. Prego. Perché sei tu che porti il sole. Che stai facendo? Come che sto facendo? Ti stavo per fare un regalo estivo. Come prettamente estivo? Certo.
Ma tu lo sai che a me fa caldo in estate. Il termocamino a cosa serve? Ma che stai dicendo, Vince? Io che stai dicendo? Penso al caldo invernale, ignorante. Sì. Ecco qua. Guarda qua, c'è anche il girarrosso. Sembra che me ne vada a cercare. Sì, vedi? Sì, quello è posto per te. Sì. Guarda, che meraviglia. Un bel pollo allo spiedo. Abbiamo qua i titolari. Sì. Buonasera. Buonasera. Dite dove vi possono trovare. Alla Mezzia Terme. I primi cinque che chiameranno avranno in omaggio un termocamino. Chi te l'ha detto? Il girarrosto, dai. Il termocamino è troppo. Poi per chi pernota stasera gli diamo anche la griglia in omaggio. E Nucchi Lepol. E Nucchi Lepol. No, i galline, non di pollo, dai. I galline che è più saporito, dai. Ma ha voglia la girare la gallina. Scannare però. Sì, ma se ne vendono? Sì. All'inconciario, adesso si vendono i condizionatori. I condizionatori, ma noi dobbiamo già prepararci, non vedo l'ora di mettere quel piumone. Il piumone. Fra poco cambia il tempo e si mette il piumone. Sì, deve nevicare, sì, deve nevicare. Arriva davvero. Se fa la neve, numerosi, noi prendiamo i cammini. Venite numerose nella nostra azienda. Un caffè per tutti. Bene. Un caffè? Ecco, è offerto. Dì dove ti possono trovare, no? Alla Mezzia Terme, via Roberto il Guiscardo, numero 3. Ma senti, ora ti faccio una domanda che è l'argomento della serata. Immagina che arriva un regista e ti vuole dare una parte in un film, cosa faresti volentieri? La venditrice? Oppure partecipare, non so, a una telenovela? Naturalmente, sì, mi piace. A una telenovela, ecco, lei è una fans di Terra Amara. Sì. Anche. Ma come è finito? Che io l'ultima puntata non sono riuscita a vederla. Neanche io. Lacrime. Allora, sono morti tutti e è rimasta la protagonista con i figli. Hai capito? Pure la vecchia è morta. No, la vecchia no. Lei no. No, che sennò gallina vecchia fa buon brodo, vabbè. Stai dicendo, che stai comunque dicendo. Buona vendita di camini. Grazie. Buona serata pure buona a voi. Buona serata. Una domanda. Ciao. Lei ha mai pensato di diventare un'attrice? No, mai. Una cantante sì, perché da ragazza mi piaceva cantare. Noi stiamo cercando attrici questa sera. Attrice no. Ma in caso l'avesse fatto, che ruolo le sarebbe piaciuto? Ovviamente da protagonista. Beh certo. È ovvio, è normale. Noi donne siamo sempre le protagoniste. Ma voi chi siete voi? Noi siamo lui, quello che è dietro. Il programma si chiama Vincent a spasso con il sorriso. Siamo un po' in tutta la Calabria. E dovete sintonizzarvi sui canali. Canale. Allora, sul 14, sul 18, su STV. Sono curioso. Quando mi mandate in onda, allora, cancellate, che è meglio che si intervista. No, adesso vogliamo sentire una canzone, una canzoncina. No. Ormai sono stonata, da ragazza era un'altra cosa. No, non è vero, la voce non cambia mai. A me mi torna in mente. A me mi torna in mente una canzone che mi cantava sempre il mio papà. No, non la adesso conosco. Che sono qui in televisione. Non la conosco questa, davvero. E tu la conosci? No. Allora, quale ruolo vuoi in un film? Io pure, protagonista. Vabbè, scegli tu un ruolo, no? Quella che mi vedo sempre in tutto. No, dico drammatico, comico, d'amore, d'amore. La telenovela, ecco. Terra Amara 2 e La Vendetta. Terra Amara 2, che d'amorano tutti. Mai visto questo programma. No. Mai visto. Ida si guardava Topazio però, sì. Signora, no, assolutamente non mi piacciono le telenovele. E la televisione che te guarda? Niente. Il telegiornale? Sì, quando le prime 10... Le prime 10 notizie. E qualche film, basta. E poi il Festival di Sanremo, visto che... Neanche tanto. Qualcosina. Perché se guardo in faccia il cantante, poi non ascolto la canzone. Ecco, quindi preferisci ascoltare dopo sulla in nella ci sono radio. Certe hacce, a Sanremo hanno presentato certi presepi. No, non è carta igienica la signora. Non è carta igienica, però io voglio sentire la voce. Ah, foto, scusi, ho capito. Vogliamo sentire la voce della signora. Sentiamo, sì. Dai. No. Parlami d'amore, Mario. Mamma mia. Quella sua maglietta fina.
capito? Rose rosse per oppure te, ritornerò in ginocchio da te. Sento l'altra non è niente per me. No. Ora lo so, ho sbagliato con te. Un attore, lei ha il viso di un attore. Buonasera. Buonasera a lei e a voi tutti quanti, una bella serata, no? Ha mai pensato di fare il protagonista in un film? Avevo pensato, ma non l'ho fatto a tempo. Non l'ha fatta te, in una prossima vita. Va bene, quando faccio 90. Quando? Faccio 90. Quanti anni c'hai? 81. E no. Non li dimostra, quanti eh? Anni ha? Questo è l'elisir. 81. No. Quando io dico a mia moglie che tutte le sere bisogna fare del sano sesso, uno si deve mantenere così. Sono il signore è un giovanotto. Ma non è vero, ci sta è prendendo vero? In giro. Sì. Qual è 81? L'elisir, c'ha 81 anni. Sono nati. Cioè io non le davo più di 60 anni. Del mi creda. 43, primo giugno. Complimenti. A te i conti, a matematico è un'opinione. È un'opinione, ha ragione, 81. Complimenti. Grazie. Speriamo che ci arrivi così tu bello, 81 anni. E caccia l'aria rischia, c'è sui capi e corde, c'è roba buona. Ho fatto 40 anni di Svizzera. Ah, e chi su te una pila, a pila, pila e pilu, tutto, ciao, auguri. Grazie. Ho capito. Ma sta dicendo? Ma lui mi ha detto prima nell'orecchio, io il fatto che tutte le sere... Che stai dicendo? Me l'ha detto prima. Veramente? Oh, sì. Dei giovanotto, sa. Guarda, fino a 60 anni andavo a gonfie vele. Doppie vele? Poi si sgonfiavo. Annalisa, hai visto che dicevo la verità? Chuck, si gira! Chi non lavora non fa l'amore. Questo mi ha detto ieri tua madre. Che tuo padre? È così la canzone. Ah, è così, eh? È mia moglie, è mia moglie. Beh, salutiamo Maria Grazia. Ciao Maria Grazia. Saluta mammina. Ciao mammina. Fai la lecchina, così poi ti compra la minicar. Digli, mamma, voglio la minicar. Voglio la minicar, mamma, devi andare a firmare subito. Firma. Oh. Prendilo, Vincent, ce la puoi fare, Vincent. Acchiappalo. Prendilo dalle mani. Bravo, e vai. Ce l'abbiamo fatta. Minicar. Buonasera. La lampada di Aladino. Non ho problemi nel parlare. Prego. Non prendere. Annalisa! Sì, Vincent! C'è la lampada di Aladino! Allora manca il genio, vai! Buonasera, signora! Buonasera! Lei è pronta a sticcare la lampada di Aladino? Funzionasse, sì! Ma no, lei deve esprimere può esprimere un desiderio, la signora! Tanto non costa nulla! Ma stica! Guardate che meraviglia! Wow, è fantastico, eccezionale, ma non è soltanto per bottone, ha rame o argento, acciaio. Ripassa che lui ripiglia. C'è il trucco? Non c'è trucco, non c'è inganno. Sempre io? Vi date un anello, ve lo lucido. Adesso io sono... Non c'è trucco e non c'è inganno. Vorremmo sapere qual era il suo desiderio. Qual è? Non lo dico. Perché? Perché no? Non si è vera se non lo dici. No, che si è vera. No, non lo dico. Prova ad immaginare tu il desiderio della signora. Ah, dai, signora, vediamo. Vuole tornare giovane per fare l'attrice. No. Ma ha mai pensato di fare l'attrice? No. Perché a Coso, come si chiama? Coso. No, ti mettiamo sopra a radio, intra radio ovviamente. La televisione no, non abbiamo spazio. Non ho visto la televisione, Vincenzo con... A spasso col sorriso, grazie signora! Lei di dov'è? Di qua. E quindi vi facciamo passare un'oretta diversa. Non l'ha visto, è sul numero, non so se 10 o 8. Sul 14, 18, 112, vi facciamo sciavare. Tombola! Lei è il tombolaro? No. Che sta facendo qua, curioso? Guardo. Non è che si vuole fregare un lavandino, no? Ma che vuoi che devo fare? Lo sta guardando a Naura. È piccolino, però. C'era qualcosa di più grande. Sì, giratevi.
Sì. Vuole salutare qualcuno? Saluto a tutti. Io la vedrei bene per un film. Glielo posso proporre? No. Il titolo è 10 ragazze. No. No, nemmeno. Non ti piace? No. Ne basta una. Una, vedi che indovinato. Ma io sono intelligente. Una, che sennò poi abuschi. Certamente. Ne busco di 9 poi. Vabbè, vai, ma puro catabum e mazzate, ti sciali una serata. Ah, no, tanto. No? Mi ricordano di mazze, mi scialo. Ma che stai dicendo? Ha ragione. Ho capito. Mica sono caramelle, Non sono caramelle se con gli altri ballo e rock. Tu sai cantare? No. Allora sei l'attore preferito. Sì, sì, può cantare. Mi ha proposto sì, guarda. Sì, perché ha la faccia da attore. Sì, che ruolo? Sì, sì. Che ruolo vorrebbe interpretare casomai un domani decidesse di fare l'attore? No, o poliziotto? No, non mi piace. Horror. Ci sei ieri su Parti in Rote? Sì. O poliziotto in tre ruote. Horror ha detto però. Horror. Horror è più bello. Dai. E fai la faccia di un horror? Ah, mamma mia. Okay. Grazie, grazie. Arrivederci. Buonasera. Buonasera. Salve. Annalisa. Vieni qui. Dimmi, Vincent. Ma c'ho la tua la signora domanda si può fare attrice. Guarda, noi stiamo cercando attori stasera. Stiamo cercando attori e attrici. Se vuole venire lei. E stiamo chiedendo in caso dovesse fare l'attrice, quale ruolo le piacerebbe interpretare? Ruolo drammatico, comico? Nessuno. D'amore, assolutamente, nessuno. Faccio tutt'altro, quindi. No, e allora vi? Mai? Mai, mai, mai. Il miele arriva da? Cirifalco. Quindi è Doc? Doc, sì. Non è che ci mente zucchero? Assolutissimamente. Nel modo più assoluto. E allora a me provare. Cosa mi consigli? Assaggiare. Ci sono 7 qualità. 7 qualità, però Vincent, massimo 2, eh? Non fare il solito cafone. Massimo 2 qualità, vai. Leggi prima quello che mangi. Vince. Chiara, aiuta tuo papà, vai, vai. Basta, Vince! Basta! Basta! Che gusto è? Com'era? Che gusto è? Mieloso. Sì, ho capito, ma che gusto! E sapete un po', ancora ve lo dico. Vabbè. Buono? Dovresti darti una pulitina. Dovresti darti una pulitina. Allora, non so se lei ha mai seguito questo programma, è un programma basato sulla comicità. Non siamo così nella vita reale. E quindi Vincent, il suo obiettivo in questo programma è prendere qualche chilo, perché purtroppo è troppo magro. E quindi lo approfitta e mangia. Va bene, non c'è problema. Puoi assaggiare. Lo faccio per i calabresi, io mi sacrifico. Io vorrei fare una domanda un pochino più seria, Vincent. Le proprietà che ha il miele? Sì, diciamo che ogni qualità... Principalmente ha tante qualità, tante proprietà antibiotiche. Sono diverse, sono... Potrebbe sostituire lo zucchero? Assolutamente sì. Sì, certo. Sicuramente è molto più sano dello zucchero, resta comunque un insieme di zuccheri. La vostra azienda quindi si trova qui a Girifalco. Sì. È il gusto del miele di Procopio Domenico Ivan. Sì. Quindi se qualcuno volesse acquistare i vostri prodotti basta venire qua. Sì, certo, sì. Può venire. Grazie. 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 Buon lavoro, grazie. Vince, ma che sta facendo? Tutte le deve provare tutte. Perché sei tu che porti il sole, Vincent? Venghi, no. Vieni qui alle telecamere di Vincent, a spasso col sorriso. No, non esiste. No, dico in caso un domani ti dovessi alzare con l'idea, insomma, di fare l'attrice, quale ruolo ti piacerebbe interpretare? Un ruolo drammatico, comico, amoroso, delinquente? Drammatico. Sì, sì, sì. Quindi adesso ci devi piangere davanti alla telecamera. Devi piangere davanti alla telecamera. Facciamo un pianto, dai, cacciati lo chiaro. Lui è molto drammatico, eh? Guarda, eh? Guarda come si trasforma. Vai. Dai. Okay. Ciao. No. Ci deve essere un motivo. No, ma l'attore deve... Capito? Non deve avere un motivo. L'attore deve... Ho capito, ma in questo momento... Non si abbatte, secondo me. Non sono una brava attrice. Rosi Abbate, quindi... una chemena, eh? No, sì. Dubito. Va bene, dai. Comunque, grazie. Quanto sei alta? Ma tu ci vai a Mileto?
Sì, ci vado. Anche noi. Io ci metto di meno, però. A me sono sempre piaciute le immineate, vedi? 3,80 m, chissà. Prenditela. E come la piglio? Come la porto dentro la macchina? Le gambe fuori dal corpo. Non ci entro. No? No. E come entri nelle macchine? A due morsa. È un segreto. Non si può. Stiamo cercando degli attori e delle attrici qui a Girifalco. E io sono disponibile. Oh, in che ruolo? Ah, quello che volete voi. Dovete voi darmi un ruolo che ritenete opportuno. Guarda, secondo me... Rosa Abate. No, tu sei sempre con Rosa Abate, dice. Ce l'ha con Rosa Abate. Il nostro cittadino, vabbè. Non lo so, potrebbe fare un ruolo... Antenna, l'antenna, no. G5. No. No, la sto guardando. Secondo lei che ruolo mi starebbe bene? Guarda, secondo me è un ruolo drammatico sicuramente. Sì? Sì. Va bene. Sì, 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 drammatico. Oh, no. Disperazione. Oh. Va bene. Vuoi fare un'interpretazione della disperazione? Vuoi vedere? Volete vedere? Oh. Hai visto? Io lo so. Vedi? Però io la vedrei nel ruolo, so che sta per morire Brooke, no? Quella di Beautiful. Ma l'hanno detto in televisione. Ma quella è una serie troppo lunga. Noi le vogliamo corte, brevi. Perché poi la gente si annoia ad aspettare. Hai ragione. Vero? È giusto, e poi già un moro non mai. Poi Brooke, lo sai, Brooke, solo lei può fare quello che ha fatto. Marito, figlio, fratello, nipote, genero, di tutto e di anche più. Anche perché lì ci sono anche altri segreti che non si possono svelare. Là succedono cose che noi non è che riusciamo a spiegare. Comunque, la dialettica ce l'ha. La dialettica ce l'ha. Buona fortuna. Va bene. C'è un'altra che vuole fare l'attrice. Buonasera, signora, buonasera. Lei ha dato. Buonasera, ci conoscete? Certo, in televisione sempre. In televisione, oh. Di dove siete? Qui. Ma a Girifalco abbiamo parecchi fans e salutiamoli tutti. Signore, il sorriso. Tu sei visti il sorriso, giusto? Sei il sorriso, sì. Chiamiamolo sorriso. E purtroppo chi se n'ha nudato e chi se n'ha mette niente. Certo. E meglio la vuole, signore, ditelo. Ma ce n'è ancuna più brava. Che... Dio. Rienzo. Enzo, rimandalo un sacco di volte perché un domani se ne pentirà. Per il sorriso. Grazie. Per il sorriso. Grazie. Grazie. Grazie signora, molto gentile. Na, 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 sta calabri. Tiro la lero la lero la la. Quando li panna la si palan bravi, oi lì, oi là, dai romi, tu macadori. Carabi, sella mia, oi lì, oi là, sella mia, le la. Carabi, sella mia, chiuri d'amore. Tiro la lero, la lero, la la. C'è un attore, tu ma da Haru Ciuccio, vieni qua che facciamo l'attore, vieni, vieni. Pari a nute, no, vieni qua che... Bello destro cuore, come ti porta ma... Ruacu! 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 E fannilo tu Ciuccio, Noi facciamo anche un bagaglio, ma facciamo un bagaglio. Non siamo bagagli. Quando ragliava cia fermi e come ti posso amare? Ma trovare uno che ne ha ciuccio stasera.
è la puntata dedicata agli attori e abbiamo trovato per voi calabresi un ciuccio di professione. Quando ragliava facia teno male panzo ciuccio. Fermate. Una cacareggia ci ha pigliato lo ciuccio, ripetiamo. Quando ragliava facia ia. Parlando ciuccio che ci hanno messo. Capite ma a me. Stai dicendo? L'ultima volta. Quando ragliava facia. E siete convinti del traspasso col sorriso? E vi regaliamo un po' di calabresità! Allora, cara Chiara, adesso manderemo uno spot dedicato al tuo papà, che è un anzianetto, che non ha tanti soldini perché è povero e spacciato, lo sappiamo, diciamo, in calabrese, che non si può pagare una visita medica, quindi cosa deve fare? Guardare lo spot e contattare questi medici che lo aiuteranno a fare queste visite. Non cambiate canale! A tra poco! La solidarietà fa bene alla salute. L'ambulatorio solidale offre servizi destinati esclusivamente a persone in condizioni di disagio e fragilità economico-sociali, con limite di ISEE non superiore a 15.000 euro. L'ambulatorio esegue visite e consulenze gratuite in varie discipline mediche come cardiologia, oculistica, ortopedia, diabetologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, endocrinologia, urologia e tante altre. Le visite saranno eseguite da medici volontari presso i locali della Chiesa Interparrocchiale San Benedetto a Lamezia Terme. Info e prenotazioni al 377-5762-965 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 18. La solidarietà fa bene alla salute. Gianni Camano. Qual è Gianni Namano? Oh, mamma mia, non capisci niente tu. Dai, intervista sto Gianni Yamano. Ciao, io mi chiamo Chiara. Tu come ti chiami? Simone, piacere. Ma scusa, non dovevi essere in Turchia? No, vabbè, la vacanza le faccio anch'io, scusa. Ah, hai ragione. Comunque, parte gli scherzi, dai, stiamo scherzando. Ma questi capelli che il nostro Vincent è geloso. Sono tuoi, possiamo tirare? Sì. O cade la parrucca? Non troppo forte, sennò. No. Sei geloso, Vincent? No, poverino, dai. Cosa bisogna fare per avere dei capelli così lunghi? Farli crescere. Fateli crescere! Fateli crescere! Comunque, noi stiamo facendo una domanda. Se tu da grande volessi fare l'attore, che ruolo ti piacerebbe interpretare? Che ruolo? Con questi capelli lunghi potresti fare Sandokan. Sì. Ah, nel senso di personaggi già esistiti che... Sì, personaggio oppure un ruolo, sì. Beh, sicuramente starei bene visto i capelli lunghi e la barba in qualche film di questo genere, quindi magari ho qualche... Ermonnezza. Che stai dicendo? Thomas Melia. Forrest Gump. Magari, no? Che è rimasto lì su quell'isola deserta tanto tempo. No, quello era un altro film. Un altro film? Sì. Adesso mi ricordo qual era, però. Ok, va bene. Invece lei è? Io? Astrid. Come ti chiami? Astrid. Astrid. È l'anagramma di? Nulla, niente. E proprio. Questo nome da dove deriva? Tecnicamente dalla cultura celtica. Cultura celtica? E a te invece che ruolo ti piacerebbe interpretare? Oddio, non saprei sinceramente. Ci sono tanti ruoli interessanti.
Non lo so. Drammatico, comico, amoroso? Sicuramente non amoroso e neanche comico. No, con l'amore abbiamo già dato. Scusi, parliamo di? Guerriera celtica. Oddio, suggerisce. Non sarebbe male effettivamente, mi piacerebbe, sì. Una bella vichinghetta. Di dove fossero? Di dove fossero? Di dove siete? Io sono di Staletti. Io sono di Montepone. Vicini. Vicini, vicini. Comunque io non vorrei osare, però so siete una bella coppia. Poi non lo so se nella vita reale siete una coppia, amici però. Amici, no, amici. Ma una bella coppia di amici, Chiara. Ma sì, ma secondo me eravate fidanzati. Anche secondo te, vero? Sì. Noi ci stiamo facendo gli affari nostri. Tu fatti gli affari tuoi, vero Chiara? Sì, certo. Comunque, se volete seguire questo programma ultra comico, che andiamo in giro a rompere un pochino gli schemi, a parte altro, potete seguire il programma Vincent a spasso col sorriso. Su RT canale 14, STV canale 98, poi abbiamo anche Telea 1 canale 18, insomma tutta la settimana fate così col telecomando, così, e ci trovate. O su YouTube Vincent a spasso col sorriso. Sì. Beh, sì. Pagina Facebook Vincent a spasso col sorriso, tutto. Cara Chiara, cara Chiara. Chuck si gira. È muto, non parla. Ti hanno tagliati canna rozza. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le taglie. L'amaro Belcastro, l'amaro del disastro. Ma vorrei capire. L'amaro del peccato. L'amaro del peccato. Scusa, io dovevo venire da quella parte. L'amaro del peccato. Ma pure questo è peccato. Ogni anno esce sempre con una novità. Quest'anno le ha portate anche tascabili. Ma come mai ti è venuta questa geniale idea? Ma non parli. Che hai in mano? Questo dovrebbe essere un calzettino. Un calzino. Un calzino. Un calzino, sì. Un calzino che va bevuto un prima mattino. Ah. E col programma Vincent a spasso col sorriso vi regaliamo anche sempre degli ottimi prodotti. Questa è una grappa alla cipolla rossa di Tropea. Caspita, che fantasia. La Calabria, beh, è sempre più pornografico il nostro Belcastro. Avete visto con cosa si è presentato? Ma che sta dicendo? Ma mon chéri, vuoi portarlo in Francia? Ce n'è di tutte le taglie. Mon chéri. Oui. Ma hai visto cosa c'è qui? Ce n'è di diverse le taglie, penis. Oh, questo lo potrei portare in Francia, però non vorrei che poi sono cazzi. Per tutti. Sguanze di tutte taglie, sguanze
Sguanze! Sguanze negreros, sguanze! Capite? Cioè, ma in Francia non li hanno mai visti così. No, 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 devo fare un po' di pubblicità, portarle su in Francia qualcosa di questo. Ma possiamo aprire un mercato e si venderanno anche questi, eh? Ma certo, saranno certo. Cazzi per tutti. Certo, al posto di blocchi, lei cosa trasporta? Cazzo in ya! Non cambiate canale! E non tagliare! Perché sei tu che porti il sole? Chuck, si gira! Oh, troppi eventi, Annalisa. Sì, sì, io mi Troppi eventi. Troppi eventi, io mi sento altissima. Non venti, eventi. Sì, ho capito. Ce n'è troppi. Mamma mia. A ricordarli tutti veramente entreremo in grandissima confusione. Qualcuno è saltato perché hanno sciolto i comuni, purtroppo. Come Maida, sì. E poi Stefanaconi. E ci quindi dispiace. Ci dispiace, vi esprimiamo grande solidarietà, certo. Salutiamo Ciccio, il presidente della Proloco di Stefanaconi, salutiamo Franco Folino, l'organizzatore della Gincana dei Trattori. Salutiamo il sindaco di Maida Galdino, Amantea. Vabbè, speriamo purtroppo di farcela. Quando si cade si cade, certo. Bisogna soltanto rialzarsi e continuare. Vero. Abbiamo degli eventi, ricordiamone giusto qualcuno. E mi sento altissima, Chiara, ci sentiamo alte. Giganti proprio, sì. Giganti, sì, il 9 di agosto, ma poi faremo partire lo spot. Ci sarà questo evento, la 7ª edizione dei Giganti, e quindi sarà un qualcosa che i calabresi non possono perdere a Mileto, provincia di Vibo Valentia. Sta per tornare il più grande raduno dei giganti del sud Italia. 50 coppie di giganti sfileranno in tutto il loro suggestivo splendore. Giorno 9 agosto vi aspettiamo alle ore 21 in piazza Pio XII a Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Con la partecipazione straordinaria alle ore 19 del complesso bandistico Associazione Musicale Diego Taverniti, città di Limbadi, Vibo Valentia. L'evento sarà ripreso dalle telecamere regionali di Vincent a Spasso col Sorriso. 7º raduno dei giganti, 9 agosto, ore 21, piazza Pio XII, Mileto, Vibo Valentia. Vi aspettiamo numerosi! Il 9, la sera tardi, ci sarà la notte bianca Gizzeria, e noi ogni anno ci divertiamo come dei matti, veramente, c'è un clima veramente accogliente, affettuoso. Ciak, azione! Cosa giriamo adesso, Vincent? Tante cose girano. Beh, io direi che è il momento della nostra amica Giuseppina Ierace. Ciao. Ciao Giuseppina, facciamo partire subito lo spot perché abbiamo pochissimo tempo. Epli. Non cambiate canale, ciao. Epli, ente Proloco Italiane, è un ente nazionale di rappresentanza delle Proloco, presente oggi in gran parte dei territori italiani attraverso i comitati regionali attivi. Conta quasi 1000 Proloco e 250.000 associati. Ad un solo anno e mezzo dalla sua partenza è riuscito a farsi spazio in tutte le regioni del sud: Calabria, Sardegna, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, Lazio, come man mano quelli del nord: Toscana, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna. Presidente nazionale il calabrese Pasquale Ciurleo, originario di San Giorgio Morgeto, Reggio Calabria. I suoi principi: federalismo associativo e libertà associativa. Per info, Giuseppina Ierace, presidente regionale, al 338-933-8683 o sul sito www.epicalabria.it. Presentiamo i calabresi, l'Epli Calabria. Ciao a tutti! Grandissimo applauso la direttrice artistica Rosalba Fusto. Eccola che arriva, l'applauso per la nostra Rosalba. 8ª edizione che continua a replicare grandi successi, ed eccola qua che arriva accompagnata anche dal nostro staff, pronta a salire anche lei sul palco per quella che è una sua realizzazione che con sacrificio e con perseveranza continua a realizzare. Rosalba Fusto! Come merita,
Prima abbiamo un omaggio per te. Un omaggio floreale per la nostra... Nonna Concetta, la sua nipotina lo salva. Eccola qua. Bene. Bellissimi, grazie nonna. Ma la cosa bella che non sai, c'è lo scontrino, poter appagarlo. Cari calabresi, lo faccio per voi, mi sacrifico, lo sapete, direttamente dal profumometro nelle vostre case vi faremo assaporare una soppressata di quelle meravigliose, ma non c'è soltanto soppressata, c'è anche capicollo. Qual è l'azienda? Allora, la rondine. La rondine. Una rondine non fa primavera. Ci sacrifichiamo, lo faccio, sacrifico. Mi sacrifico per voi. Dopo tanto cammino, hai visto Vincent, sei stato premiato. Totale. Cortale, cortale. Com'è Vincent? Antonella. Capicollo è buono. Capicollo, adesso ti conviene assaggiare la... l'anduia. Abbiamo la proprietaria. Sì, sì, è un'anduia molto buona, provatela. Ma è piccante tanto? No, no, leggermente. Prova Vincent. Lui fa da cavia. Sì, sì, certo. Vai, dai, sacrificati, dai, non fare la faccia triste che stai sprizzando gioia da tutti i pori. Buona? Diamo il voto, capicollo, voto? 9. E Nduia? 8. 8. Perché questo voto? Sono soggetti più buone. Proviamo la soppressata, dai. Vediamo la soppressata. Con la buccia si può mangiare, sì? Sì, 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 è quella proprio... È inutile perdere tempo. È biodegradabile. Si caccheggia tranquillamente. Sì. Buona? 10, qua ci sta un 10, Vincent. Formaggio, 10 più, formaggio. Ma io stavo pensando di condurre la puntata andando in giro con questo tagliere. Ma no, non te lo può lasciare la signora, non te lo può lasciare. Non te lo può lasciare. Allora, quella abbiamo provato? Formaggi. Formaggi? Sì. Però il formaggio senza il uno pane. Stato di capicollo sopra, no? Ah, ecco. Ha ragione. Qua. Poi bisogna fare così e chiuderlo. Sì, ma un intenditore, Vincent. Secondo me non allora. Riceve i voti. Stai imbrogliando. No, sì. È errato col voto del capicollo. Sì, sì. Ma chi volesse trovare la vostra azienda? Come? Chi volesse trovare la vostra azienda la trova a Cortale? Si trova a Cortale, sì. Si chiama Supermercato La Rondine. Ah, un supermercato? Sì, 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 distribuzione. Perché non andiamo a fare una puntata lì a Cortale? A Cortale. Bella idea. Perché no? Ma ci siamo già stati, eh? Ci siamo già stati? Sì, sì. Ma a Cortale ci siamo stati in qualche occasione, ora. Devo fare mente locale. Ma ci ritorneremo. Siete col programma Vincent a spasso col sorriso. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Grazie. Vincent, direi che con la bocca piena, se chiamiamo la nostra Chiara, Chiara, venghi, ciac, si gira, si rigira, mettiti al centro, Chiaretta. Al centro, Chiaretta. Vengo io di qua. Tuo papà finalmente è felice, perché non era soddisfatto. Infatti. No, sì. No, doveva allenare le mandibole. No, che se no poverino si sentiva male. No. Meno male che mi hanno soccorso. E andate dalla rondine a Cortale, vi fanno mangiare gratis. Non so se sia vero. Noi tanto ma gratis lo stai dicendo tu. Vabbè. Devi comprare, pagare, mandare avanti l'economia. Ma prima di chiudere, tu cosa vorresti fare come un ruolo come attrice, qualcosa? Allora, adesso sono 7 anni che stiamo qui in questo programma, no? E diciamo che noi siamo 2 attori in questo programma. Certo. Perché non siamo così nella vita reale, no? No. Non siamo nel... Bisogna in qualche modo interpretare dei ruoli. E noi diciamo ci basiamo sulla comicità, quindi a me piacerebbe interpretare un ruolo comico. Comico sì. E... Ma perché fa bene ridere a noi, a chi riceve insomma il nostro sorriso. Noi ve lo regaliamo gratuitamente con grandi sacrifici, sì. Perché credetemi, dopo giornate di intenso lavoro, registrare i fine settimana per noi diventa veramente complicato, fattico. Difficile, ma lo facciamo perché... Vi vogliamo bene, vogliamo tenervi quell'ora compagnia e sapete benissimo che non tradiremo mai la vostra fiducia e voi siete nel nostro cuore come sicuramente noi saremo nei vostri. E tu invece cosa vorresti fare da grande? Ma si vede, l'attrice e la cantante, tutti insieme. Ma sì, dai. Chiudiamo questa puntata. Tanto noi abbiamo il nostro motto. No? Sì, diciamo sempre. Come? La messa è finita. Andate in pace. Ciao!